Bene amici, oggi passeremo tutta la giornata con lui, il Meizu M6 Note. E allora la giornata con cosa inizia? Con una scommessa. Dove si incasterà oggi lui? No vabbè, però la partenza è sempre fantastica. Ma voi mi chiederete dove stai andando? Sto andando a provare, do qua lo zaino, il Porsche Design PC. Ovviamente in un posto dove l'architettura può dire il suo perché. Ma guardate che bello, ho trovato un biglietto. Un saluto dai terroni, ma io adoro i terroni. Tra l'altro ci sono anche due ragazze che sono firmate. Incredibile. Dai, andiamo alle tre torri, che per adesso sono solo due. Ed è la prima volta che non sono io che rincorro un corriere, ma il corriere che rincorre me per darmi un pacco. No, no, assolutamente, no, farti un saluto e basta. Grazie, grazie. E finalmente l'M6 Note è il primo smartphone Meizu con processore Qualcomm, quindi più affidabilità soprattutto nel Bluetooth. Adesso lo abbiniamo. Ah, è rosso! Ho perso il semaforo, porca miseria, vedi, fa ste pirlate. Vabbè, abbiniamolo. Coincide, sì, accoppia, tac. A posto, ci siamo, però non ha la ricarica wireless. Vabbè. E sono certo che voi siete curiosi di sapere come va la mia esperienza con questa Golf elettrica. Ovviamente dopo i 6 mesi di test farò il video. Vi posso dire che l'ansia d'autonomia non c'è quando la si conosce, perché l'autonomia la si può gestire tanto. Si va dai 300 km, no, mai in inverno è impossibile, ma diciamo dai 250 ai 130, in base a come si accelera, quanto si tiene acceso il riscaldamento, a come è la strada, insomma tante variabili si può gestire, quindi è fighissimo, ma le cose vanno programmate. E ora vi do una dimostrazione pratica di quello che ho detto. Guardate l'autonomia, 273 km. Guardate se accendo il climatizzatore, 215. Buongiorno. Buongiorno. Siete per dei lavori? Per dei lavori in che senso? Non so, per fare qualcosa qui. Sì, devo fare un video a questo computer. Perché non si può per il treppiedi. Ah, non si può usare il cavalletto? No, perché è occupazione del suolo pubblico. Devi avere un permesso. L'epoca dura anche 5 minuti che finiamo. No, non posso, anche perché c'è il mio responsabile. Ok. Beh, già che siamo in questo posto molto bello, vi parlo del design di questo Meizu. Dietro mi piace tantissimo questa particolarità. Guardate i flash LED, sono 4, sono messi nella stessa linea dove ci sono le antenne, poi doppia camera, quella principale da 12 megapixel. Davanti è da 16 megapixel, ma io voglio farvi vedere una cosa veramente fica. Gli ascensori della Isozaki. Guardate, nel frattempo proviamo lo zoom. Sono esterni, quindi quando andrete a prendere l'ascensore avrete una visione di Milano stupenda, perché gli ascensori arrivano proprio fino là in cima. Fichissimo, prima o poi devo andarci. E intanto ci facciamo anche una foto, già che ci siamo. Ciao, buongiorno. Una domanda un po' strana. Io dovrei fare un video a un computer e cerco sempre location un po' particolari. Si può fare qua dentro, visto che è un posto particolare? Ok. Ragazzi, a volte va anche male, eh? Registrato dal Meizu, tra l'altro. Prova numero 2. Lo chef sottovetro. Ciao, buongiorno. Abbiamo una richiesta un po' strana da farti. Sto registrando, ma mi sto registrando io, così non intendo in privacy. Devo girare la recensione di un PC, di un computer. Io ho un canale YouTube, eccetera, eccetera, eccetera. Posso usufruire, previo un caffè o qualcosa per scaldarci, di questo banchetto per fare il video, che è molto carino come angolo? Si può? No vabbè, ma lui si è ricordato di un episodio fantastico, perché era a St. Moritz quando io stavo provando la Stelvio. Esatto. Era lì al Grand Hotel, dove mi ricordo ancora mi avevano cacciato dal ristorante, mi avevano mandato in pizzeria, io per sbaglio ero andato invece a mangiare a sbaffo l'hotel 5 stelle spendendo un sacco di soldi. Vabbè, qua mettiamo un velo pietoso, no, FCA ancora ci dà il ban sulle macchine, non ce l'ha più. Vabbè, ci tocca adesso rimontare tutto, abbiamo un po' scombinato la tavola, ti ringrazio tanto, ti chiami? Luca, grazie mille. E tra l'altro Luca, cucino buono. Bene, ora di tornare a casa, ore 11:19 e il 625 si dimostra sempre un mostro di batteria, perché
Non l'ho usato tantissimo stamattina, ma è ancora l'82% con i miei soliti account in push, quindi per ora molto bene. Però adoro sti parcheggi perché sono abbastanza smart. Guardate sopra la mia testa, luci verdi, luce rossa, luce verde, luce rossa. Dove sono i posti occupati? Luce rossa. Dove sono liberi? Luce verde. Così non si brancola nel parcheggio per due ore cercando il buco libero. Che poi, immancabilmente, c'è dentro una smart che ti frega. Tu pensi che sia libero? In realtà c'è solo una macchina corta. Ma che bello! E poi un semplice cartello ti svolta la giornata. Che culo, come al supermercato quando senti bling blong, lei è il 100.000° cliente e ha vinto la spesa gratis. Io oggi parcheggio, vabbè, meglio di niente. Ma adesso aspettateli un attimo, prendo il Meizu. Kit, raggiungimi, dobbiamo andare in studio. Grazie Kit, anche oggi ti sei meritato il pranzo. Buon appetito. Ecco, lo sapevo, ma guardate. Polistirolo. Ah, dove sarà incastrato? No, in realtà non si è incastrato, è ancora nell'angolo. Ma di qua non è passato e ha fatto bene a tornare in castigo. Ma visto che ho questo pit stop in ufficio, sfrutto la camera dall'alto per far vedere un attimino il software e come gira. Andiamo qua nelle impostazioni. Il software non ha ancora ricevuto Oreo, ma la 712 ha la Flyme 6.1.4 che copre tutto. Ma vi dico una cosa, che bello andare in giro con uno smartphone col tasto davanti. Solite gesture alla Meizu, quindi blocco, sblocco, multitasking e ovviamente tasto indietro, sì, è abbastanza grande, padelloso, ma comunque si usa abbastanza bene. L'interfaccia grafica è sempre la solita, ma questo è il primo Meizu, attenzione che ha Play Store preinstallato, servizi Google preinstallati in cui le notifiche arrivano, versione internazionale finalmente certificata da Google. Ma sono già le 12.04, mi aspetta una vecchia carampana, sarà Chiara? Quando vede questo video mi uccide. E siccome la mia dieta consapevole prosegue, andrò a prendere la carampana a piedi. E nel frattempo mi porto avanti con le 1000 telefonate, questo auricolare Bluetooth che fa veramente vecchio, sì, sembra proprio uscito da quei film anni 90, inguardabile, con questa tecnologia che sembrava una cosa con l'auricolare Bluetooth. Tutti facevano a gara chi aveva l'auricolare Bluetooth più lungo. Mi ricordo ancora il primissimo Ericsson, fantastico, adesso anacronistico, ma questo Plantronics funziona così bene che me ne frego. Ma questi bei 20 minuti a piedi li usiamo oltre per telefonare anche per capire come va il GPS, prime impressioni sono comunque buone, ma soprattutto gestione del Bluetooth del processore Qualcomm rispetto allo Snapdragon decisamente migliore. Guardate, c'è anche l'icona che ci dice la percentuale di batteria dell'auricolare. Pronto? Ma dai, ma volevo farti una sorpresa venendoti a prendere. Ho anche deviato dal mio percorso standard e mi è sgamato. Ma va, no. E lei la vecchia carampana che dovevamo andare a prendere? Ciao Chiara, sai che devo andare a prendere una vecchia carampana? Sì. A questo punto non sei tu. Sì, sono cosa io. Cosa sarà? A te, no, tu sei vecchia ma non carampana. Tu, sì, ti sto parlando da qua, lì. Vabbè dai, anzi qua andiamo. Novità. Andiamo prima a mangiare o a prendere la vecchia carampana? Andrea, io qua ci lavoro, la andiamo. Ti la guardano malissimo e si vergogna un sacco. Mi piace questa cosa, farla arrabbiare è una delle cose più belle. E comunque, alla faccia di chi dice che a Milano è sempre brutto, oggi c'è quasi il sole, e alla faccia di chi dice che a Milano c'è solo cemento, siamo in un parco bellissimo qua in pieno centro e vi faccio vedere che il display comunque si vede bene anche sotto la luce del sole. Sì, è un IPS Full HD senza infamia e senza lode, però almeno la luminosità è buona. Sì, Chia, ma aspettami, dai. È che ti faccio un po' correre. Svolta a destra verso Corso Venezia. Intanto lui parla. No, ma hai messo il navigatore per andare a... No. Ma no, è solo perché devo provare la batteria, come funziona il GPS, dai. Lo metto in muto, ok.
Passiamo, tagliamo un parco di qua di là? Di là. Di là. Non scalda, la batteria anche con il navigatore regge bene. Sono ancora al 70%, ma il software Meizu nelle applicazioni che non riconosce mette ancora quell'infinito nella barra sulle notifiche che proprio non mi piace. Chiara, di la verità che l'hai fatta apposta. Hai visto le mie scarpe nuove che mi hai portato nel fango. Ma ragazzi, dopo è proprio cattiva, lavorare. Solo perché l'ho chiamata Carampana, ma non eri tu. Andrea, Madonna, solo perché sono... Ho lavorato e neanche ci penso alle tue scarpe, penso che è ora di pranzo, voglio mangiare. Ti sembra che mi metta a pensare a tutte queste cose? Ma va là. Eh sì, la fame ha avuto la meglio sulla vecchia Carampana. Oh mamma, ma con che mezzo dobbiamo andare via? Cioè, se non fa! Ce la può fare? La vedo in difficoltà. Oh mamma, non va la macchina. Va. Vabbè, tanto. Non è in grado. Ma però adesso sarà una questione di principio. Vai Andrea, vai, vai. Va. Non ce la fa! No, cioè devi andare indietro, praticamente deve fare un chilometro con il piede a manetta per poi riuscire a portare su. Mi auguro che non voglia metterla nel box questa macchina. Spostarsi. Ecco, spero che non prenda dentro me. Ce la fai, ce la fai. Dai, vai! Ah, ce l'abbiamo fatta, la pian! Due cavalli veri! Ragazzi, sarà un disastro. Dai, salgo. Salta su. La pasta. Vetri elettrici, tac. Seconda marcia, tac. No, vabbè. Non ce la fa in seconda, non ce la fa in seconda. Climatizzatore, tac. Flussi testa, piedi, tac. Spie che non funzionano, tac. Pulsante che non sai a cosa serve, tac. Notare il cruscotto completamente digitale con l'indicatore della benzina e della temperatura dell'acqua. Ah, freni, freni. Oh, Chiara, sto schiacciando tutto. Servo freno. Tac. Zero. Aspetta che voglio fargliela vedere anche dietro. No, ma il problema adesso è metterla prima. Aspetta, io sono messa la prima. Ecco, sì. Piano. Sì, che prima hai visto che andavi tutto in retro. No, ma ragazzi, gas di scarico che entrano nell'abitacolo. Sto morendo. Appena. Oh, è verde. No, mamma, la freccia c'è? Sì, c'è anche il riscaldamento, ho messo al massimo riscaldamento, attenzione, curva Andrea. Destra, curva non destra. Tirare sotto il pedone. No, mi spiace, scusi, non c'è freni. Mi piace il fatto che non abbia tutto il cruscotto grosso davanti. Ma non c'è proprio il cruscotto. Ecco, mi piace. Ragazzi, non so se riesco a mettere la terza, proviamo. Ok, rimaniamo in seconda. Ma sì, la seconda, la terza è sopravvalutata. Piuttosto mi metto qua a lato perché se non parto più almeno la gente dietro può. Frena, no, sto frenando. Dai che ci usciamo, lasci la polo. Attenzione, 30 all'ora, seconda marcia, entrata perfettamente. No, frenano, no, frenano. Sto frenando. Ah, meno male, hanno smesso. Cioè, però senti sul pavé, senti che roba sul pavé. Sono peggio le macchine che ci sono adesso. Alcune, cioè, perfetta. Prendo apposta un buco profondissimo. Senti questi due buchi profondissimi, senti che roba? Zero! Incredibile! Mi sta venendo la nausea, però. Ecco, io non vedo l'ora di scendere, perché tra la puzza di gas di scarico e bellissimo. Tu che urli e che guidi come guidi e che non si frena. Tra l'altro, non sono riuscito a connettere il Meizu al Bluetooth. Come mai? Secondo me è buggato sto Meizu. Ma non ce l'ha il Bluetooth, però. Ma ovvio, ma è vero anche, mi chiede. Però il tetto apribile. E comunque sia, tutti i benefici di questi mesi di utilizzo dell'auto elettrica sono stati vanificati ampiamente con gli interessi dall'utilizzo di quest'auto in queste ore. Sì, praticamente tutta la CO2 che ho risparmiato in 6 mesi l'ho consumata in mezz'ora di questa macchina. Assolutamente sì.
E ora secondo pit stop per mostrarvi una cosa che prima non vi ho fatto vedere, ovvero il trittico come gira con Instagram. Andiamo a fare la gesture per il multitasking, il gestore delle pagine, gira bene, veramente bene, ma sappiamo tutti i 625 praticamente girano bene e consumano poco, batterie infatti al 60%. Ma avete visto i capelli? Io mi sono visto negli ultimi video e sono inguardabile. E allora vado a tagliarli, non prima di avergli dato una seconda possibilità. Vai, sgomma! Per la faccia non ci posso fare niente e vi svelo anche un trucco, o meglio un segreto: mi segno quanto il parrucchiere deve tagliare i capelli perché non mi ricordo mai e tutte le volte me lo chiede. Vabbè, torniamo in ufficio a trarre qualche conclusione su questo Meizu. E non potevo tornare a mani vuote, due pacchi, prossimo unboxing assicurato. Ma diciamo meglio, anche se qualche pallino c'è, vabbè, ma il polistirolo è volatile, ma soprattutto ce l'ha fatta, meno male. Oh, ed eccoci dopo una giornata lunga, corta, beh, comunque divertente, 18:34, ancora il 51% di batterie. Quattro considerazioni su questo Meizu design. Allora, design sembra un po' un ritorno al passato, ma che figata riuscire a spegnere il telefono con una mano tenendo premuto il pulsante home cliccabile, riaccenderlo tenendo premuto il pulsante home col sensore di impronta digitali. Insomma, i 18 noni hanno un po' ucciso l'usabilità. Batteria ok, display ve ne ho parlato, il prezzo 299 euro. E sì, quando i produttori cinesi iniziano a arrivare in Italia con tutti i crismi, qua c'è il Play Store, qua arrivano le notifiche, questo è certificato Google, c'è la garanzia ufficiale italiana con tutti i crismi, il prezzo inevitabilmente sale. Però 299, un buon medio di gamma. Tutte le altre considerazioni le faremo nella recensione completa tra qualche giorno, voglio ancora testarlo approfonditamente. Ma ora sono troppo curioso di vedere Luca Bordoni sulla Dian, prossimamente su automoto.it ovviamente.